Ciao a tutti i lettori di Pitei. Questa è la prova del caffè Omni 10 della Harman Kardon. La cassa arriva in una confezione adeguata come finitura al prodotto. Dentro ci troviamo un microscopico e minuscolo manuale e quindi la cassa stessa, ben protetta e avvolta in una custodia di tela, ed a corredo l'alimentatore con i suoi cavi, le spine, compresa una spina di tipo americano. Il manuale fornito con le casse è estremamente sintetico e riporta in maniera schematica le operazioni da fare per collegarle e per sentire la musica. Le casse sono molto compatte, dispongono sul lato superiore dei comandi principali per il collegamento volume e collegamento Bluetooth. Sul retro abbiamo l'accordo reflex che vibra molto durante l'uso e sotto le casse abbiamo l'attacco per l'alimentazione, l'attacco per il cavo di linea esterno posizionato in maniera estremamente scomoda e due pulsanti per l'aggancio al wifi per il reset del sistema. Le casse sono molto compatte, ma nonostante questo riescono a sonorizzare bene una stanza anche di medio-grandi dimensioni, specialmente se usate in abbinamento stereo fra di loro. Tutta la configurazione del sistema si svolge tramite l'app dedicata disponibile sui vari app store per iOS e per Android. E da questa app riusciamo a fare sia la configurazione del sistema sia a gestire e mandare musica verso le casse stesse. Purtroppo è proprio questa app il punto debole di tutto il sistema, in quanto non è molto pratica nell'uso, non è molto intuitiva e soprattutto tende a bloccarsi un po' troppo spesso. Sarebbe il caso, a mio giudizio, di farle una revisione, soprattutto in maniera da dargli più stabilità nell'uso. Il collegamento delle casse all'impianto si ottiene tramite sia rete Wi-Fi, sia tramite rete Bluetooth, usando il comando apposito sopra la cassa, sia tramite il cavo di rete. Ma mentre il comando Bluetooth, il collegamento Bluetooth, è abbastanza buono e riesce a ottenere dei buoni risultati, il collegamento Wi-Fi non ha una grande sensibilità e ha bisogno di un segnale molto forte per riuscire a ottenere dei risultati buoni, pena la perdita di segnale. Anche il collegamento tramite cavo, nonostante dovrebbe essere stabile, porta a volte dei piccoli malfunzionamenti, in quanto gli altoparlanti sembrano perdere temporaneamente il segnale per riacquisirlo dopo pochi istanti. La qualità sonora degli altoparlanti è molto buona, considerando anche la fascia di prezzo e le dimensioni degli altoparlanti stessi. Gli acuti si sentono in maniera nitida e i bassi sono abbastanza corposi, pur non essendo mai eccessivi. In questo aiuta sicuramente l'accordo reflex posteriore. Bisogna però considerare sempre un buon posizionamento nella stanza per riuscire a sonorizzare bene, specialmente le stanze molto grandi.